3, 2, 1, evviva! Taglio del nastro per la nuova palestra Aldo Moro nella zona sportiva Villanova di Colli al Metauro. Dopo un percorso durato da tempo, la nuova struttura si apre alla comunità rinnovata dopo 8 anni dal crollo della copertura della palestra precedente causata dalla grande nevicata del 2012. Il nuovo centro sportivo, finanziato con fondi regionali che l'amministrazione di allora aveva deciso di realizzare nella frazione dell'ex municipio, è stata dedicata a due cittadini benemeriti, Angelo Londei e Bruno May, che con l'impegno e passione si sono dedicati alla diffusione dell'attività sportiva a fianco dei giovani del territorio. Due figure che sono venute ovviamente a mancare ormai da un po' di tempo e che oggi noi abbiamo voluto ricordare, infatti abbiamo intitolato un cippo proprio qui all'ingresso dell'area sportiva, quindi a loro è dedicata tutta l'area sportiva nella sua interezza. Qui sono campi da calcio, da calcetto, da tennis e oggi anche la palestra, giustamente. La nuova palestra, situata in via Cerbara, gode anche di un ampio spazio di parcheggio esterno e una zona ancora in via di realizzazione definitiva. Noi, prima di avviare i lavori, abbiamo voluto tentare e ci siamo riusciti di avere a disposizione invece un nuovo parcheggio, non tanto solo per la palestra ma per tutta la nuova, per tutta l'area sportiva anche preesistente. Ho contattato i proprietari terrieri che sono qui confinanti con la nuova palestra e gli ho chiesto se c'era disponibilità da parte loro a lasciare una parte di area a disposizione dell'amministrazione comunale per i parcheggi. Ovviamente si è fatta una perequazione edilizia, quindi si è fatta una variante dove noi abbiamo concesso a questi proprietari, diciamo così, la possibilità di realizzare delle cose sulle loro proprietà e conseguentemente loro hanno ceduto gratuitamente al comune le aree per realizzare il parcheggio. Quindi noi oggi abbiamo solo l'utilizzo delle aree, non sono ancora aree comunali. L'abbiamo in utilizzo, come vedete abbiamo anche portato del materiale per poter già accedere, già far parcheggiare delle auto. Appena la variante sarà conclusa, queste aree saranno di proprietà del comune di Colli al Metauro. A quel punto faremo il progetto vero e proprio, la realizzazione vera e propria di un parcheggio. Soddisfatta la società di pallavolo Colli al Metauro, che ritrova una struttura idonea sia per gli allenamenti che per le partite. Per l'occasione si è disputato un match inaugurale di volley femminile Under 14 tra la squadra locale e l'APAV di Lucrezia.